Amici e mai scalconero, oggi andremo a vedere un movimento offensivo molto utilizzato dai giocatori perimetrali per poter guadagnare spazio sul proprio diretto difensore e avere così maggiori soluzioni offensive. In un video precedente abbiamo già visto come guadagnare spazio sul proprio diretto difensore senza utilizzare il palleggio. Se ve lo siete perso, andatevi a vedere il video del jab step di Carmelo Anthony. Oggi andremo a vedere come guadagnare spazio sul proprio difensore in fase di palleggio. Lo scopo è quello di guadagnare maggiore spazio fra noi e il difensore per poter avere maggiore possibilità di fare una scelta offensiva che può essere un tiro, un passaggio o anche batterlo in penetrazione. Il movimento di cui stiamo parlando è l'Inverted Drag Move. Andiamo adesso a analizzare il movimento dell'Inverted Drag Move. Abbiamo detto che la posizione di partenza è una posizione dal palleggio, quindi incominceremo a palleggiare. In questo caso incomincerò a palleggiare con la mano sinistra. Ho posizionato un cinesino, che altro non è che il barattolo di yogurt che si mangia mia moglie, per potervi dimostrare la distanza che andremo a conquistare con il movimento. Andiamo ad analizzare il movimento, quindi posizione di partenza in palleggio. Palleggio con la mano sinistra, effetto un drop step, quindi piede omologo alla mano che palleggia leggermente avanti e pallone arretrato. Effettuo un passo col piede opposto alla mano che palleggia, stando basso, avendo il baricentro basso e il peso del corpo sull'avampiede. In questo caso, se il difensore resta attaccato, provo a batterlo e quindi la scelta sarà questa: palleggio, drop step, vado e batto. Nel caso in cui invece il difensore arretri, vi faccio vedere, quindi palleggio, drop step, passo con la gamba opposta alla mano che palleggia, guadagno questo spazio che va dal cinesino al piede posteriore. Nel caso in cui appunto il difensore dovesse arretrare, io utilizzo questo spazio guadagnandolo con l'Inverted Drag, quindi con un palleggio in mezzo alle gambe e ritornare nella posizione di partenza. Così, ecco fatto. Ritorno nella posizione di partenza e questo è lo spazio che ho guadagnato. Naturalmente questo spazio guadagnato con l'Inverted Drag dovrà essere sfruttato nel più breve tempo possibile da una soluzione offensiva, prima che il difensore riconquisti il terreno. Andiamo a vedere le opzioni offensive che abbiamo. Andiamo a vedere la prima opzione, il tiro. Palleggio, drop step, passo, Inverted Drag, ritorno, tiro. Seconda opzione, batto il difensore con una partenza incrociata, quindi palleggio di sinistro, drop step, passo d'incrocio, ritorno, vedo che il difensore mi sta venendo contro, effetto un altro drop step e riparto in palleggio. Ve lo faccio rivedere: palleggio, drop step, passo, Inverted, rinnovo drop e riparto. Prestate attenzione al movimento dei piedi, ve lo faccio vedere senza il palleggio. Posizione fondamentale, palleggio con la sinistra, drop step, passo d'incrocio, con l'Inverted Drag ritorno nella posizione di partenza, in questo caso palleggio con la mano destra perché c'è stato il cambio di mano, effettuerò a questo punto un altro drop step, porterò il piede omologo alla mano che palleggia avanti, effettuerò poi una partenza incrociata, così. Ancora ve lo faccio vedere più veloce. Drop step, Inverted, drop, partenza. Terza opzione, batto l'avversario con un crossover frontale, quindi il movimento sarà questo: palleggio, drop step, passo, Inverted, drop, cambio di mano frontale, vado. Ve lo faccio rivedere: palleggio, drop, passo, cambio, drop, cambio, vado. Anche in questo caso vi faccio vedere i movimenti dei piedi senza palleggio. Parto, palleggio con la mano sinistra, parto posizione fondamentale, drop, passo in avanti d'incrocio, cambio di mano con l'Inverted Drag, a questo punto altro drop, crossover frontale e vado in penetrazione cercando di battere l'avversario. Vi faccio vedere il movimento da una posizione frontale al canestro, palleggio, drop, passo, Inverted, torno, canestro, anche con l'altra mano. Palleggio, drop, passo, Inverted, canestro. Seconda opzione, cerco di battere l'avversario con un passo d'incrocio. Palleggio, drop, passo, Inverted, drop e vado in penetrazione. Terza opzione, crossover frontale. Palleggio, drop,
lo faccio vedere lateralmente. Seconda opzione, passo d'incrocio. Terza opzione, crossover frontale. Amici e maestri scalconeros, se vi è piaciuto il video, supportate il canale iscrivendovi, mettete mi piace, commentate e alla prossima!